del BRCA è un test genetico che permette di rilevare la presenza di alterazioni del DNA che aumentano il rischio di sviluppare alcuni tumori, tra cui quello della mammella, ma non solo. Questo test è stato uno dei temi sotto riflettori qui a Roma al 21° congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, l'AIOM, dove tra l'altro sono state presentate le nuove raccomandazioni della società scientifica sull'impiego del test nel carcinoma della mammella, nel carcinoma dell'ovaio e nel carcinoma del pancreas. Noi ne parliamo con un grande esperto di questo settore, il professor Antonio Russo. Professore, ci ricordi innanzitutto che cos'è questo test? Come si esegue e cosa misura? Questo test permette di valutare cosiddette varianti patogenetiche, cioè le mutazioni essenzialmente in questi due geni, BRCA1 e BRCA2, solo che ora con l'introduzione dei pannelli in NGS è possibile valutare tutta una serie di geni a rischio. Ecco, qui a Roma in occasione del congresso sono state presentate le nuove raccomandazioni IOM sull'impiego del test BRCA nel carcinoma della mammella, nel carcinoma dell'ovaio e anche, che è tutto sommato una novità, nel carcinoma del pancreas. Che cosa ci dicono in sintesi tumore per tumore? Chi deve fare questo test? Il test ha indicazione per i tumori dell'ovaio non mucinosi, non borderline, platino sensibili, dove praticamente ha un significato di, quindi di tipo predittivo per i PARP inhibitor, e ora ha indicazione per i tumori metastatici del pancreas, ma ha indicazione anche per i tumori della mammella di tipo metastatico. E i pazienti devono fare questo test al momento della diagnosi? Allora, il test viene eseguito essenzialmente nel momento della diagnosi, se è possibile, perché in questo modo abbiamo la possibilità, dato che ha un tempo almeno da 15 a 30 giorni per l'esito del test, in modo tale che poi è disponibile per le future terapie che deve effettuare il paziente. Qual è la situazione dell'accesso a questo test nel nostro paese? È omogeneo oppure ci sono delle disparità regionali? E inoltre, è rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale o è a carico del cittadino? Allo stato attuale in Italia c'è una situazione a macchia di leopardo, nel senso praticamente che ci sono alcune regioni, in particolare 7, dove il test è totalmente rimborsabile e inoltre anche tutto il percorso è gratuito per tutti i soggetti, non solo i soggetti che vengono sottoposti a consulenza che hanno il tumore, ma anche per tutti i familiari. È auspicabile che questo test venga esteso anche questo tipo di indicazione venga anche nelle altre regioni, e in particolare è importante, così come è stato fatto per esempio a livello di Regione Sicilia, che vengano identificati i laboratori che effettuano questo test, che devono essere laboratori certificati, che devono aver superato i controlli di qualità. Sappiamo che allo stato attuale non sono presenti controlli di qualità a livello nazionale e quindi bisogna ricorrere ai controlli che ci sono di tipo europeo. È un paletto che abbiamo messo espressamente scritto nel PDTA, nel percorso diagnostico terapeutico per questo tipo di test a livello della Regione Sicilia. Dunque, che cosa si può fare per migliorare questo quadro? Per migliorare questo quadro dobbiamo agire con, praticamente IOM potrebbe agire attraverso non solo la società scientifica, ma anche con IOM Fondazione, attraverso le associazioni di pazienti che dovrebbero spingere a livello nazionale per far sì che tutte le regioni attuino questo tipo di percorso.